You ass! Come here, ass! Fuck! Una gaffa che ho fatto è stata quando durante una riunione, bellissima riunione importante, un sacco di manager contro manager, stavamo organizzando un evento, anche tensione palpabile, io vedo una telefonata ed era il periodo in cui ero tormentata dai call center. Rispondo al telefono e sento il classico aggancio, ah, parlo con Giorgio Fumo. Io lì non ci ho visto più perché già l'avevo accumulato, ero proprio piena rasa, inizio a dire, mi sposto e dico, adesso voi dovete finirla, voi mi state dando il tormento, adesso. Non so se a un certo punto ho detto pure io chiamo i carabinieri, cioè, ero proprio lanciatissima e vedevo che gli altri che erano rimasti lì mi sentivano, quindi mi sentivo anche, vedi, a questa non glieli metti via di in testa, vedi come si fa rispettare. E intanto sentivo che questa poveraccia cercava di inserirsi, ma scusa, ma volevo dire, quando tiro il fiato, questa poveretta mi dice, ma no, signora, io la chiamavo perché c'è l'appuntamento per il vaccino, le volevo dire che... Allora io mi fermo. Ah sì? Mercoledì alle 11, perfetto, grazie. E in quel momento io ho detto che la mia unica strategia per uscirne era fingere che non fosse mai accaduto niente, quindi mi sono girata, sono tornata al tavolo della riunione. Allora, perfetto, adesso dove andiamo? E questa è stata la mia maniera, cioè negare dal momento uno, gaslighting a tutti gli altri. Sale sul palco Giorgia Fumo. Allora, sono andata a vedere il film della Sirenetta e ne ho parlato per i 3 giorni consecutivi, perché io sono quel tipo di donna adulta che può andare a vedere un film su una sirena di 16 anni che scappa di casa cantando e pensare, ma parla di me? Lo sento così vicino. Ne ho assolutamente diritto, perché questi film non hanno come target i bambini, hanno come target le donne, i nerd e gli omosessuali. Quindi le categorie umane che hanno la stessa autorità dei bambini. Donne nerd omosessuali possono diventare esperte di qualunque argomento che quando ne parlano verranno sempre ascoltate come un bambino di 5 anni che spiega i dinosauri. Ma che brava! Ma quante cose che sai! Adesso va a fare le cose tue, dai che dobbiamo guardare la partita, ciao! Quindi esiste una classifica delle persone, anche una classifica degli interessi, che determina qual è il tuo carisma, quali decisioni puoi prendere. Se ti piace il calcio, tu lo puoi dire, puoi prendere decisioni per il paese. Se ti piacciono Sailor Moon e i film Disney, tu puoi decidere cosa mangiare a merenda. Il gelato no, l'hai già mangiato dopo pranzo. Ci si aspetta che noi ci vergogniamo un po' dei nostri interessi, che sappiamo che in fondo sono degli interessi stupidi. Quindi a me è piaciuta la Sirenetta, però non è che io domani mi infilo una coda di sirena di glitter e mi metto un paguro in testa e vado a fare la spesa. Però un qualunque cinquantenne, un po' massiccio con l'attaccatura dei capelli che sta battendo in ritirata, si può mettere la maglia di Cristiano Ronaldo. Sei un cosplayer che si impegna poco, ma va bene così. Quindi essere donna, nerd, omosessuale o bambino, a parte il trascurabile effetto collaterale di essere fra le categorie umane che nel 2023 per alcune persone è ancora tutto sommato ok picchiare, se non vi fa ridere, vi prego di pensare, che bel TED Talk. Cioè, a parte questo, c'è un effetto positivo, ossia che fra noi possiamo essere liberamente entusiasti di tutto quello che vogliamo. Noi possiamo proprio liberarci, possiamo prendere tutti i nostri risparmi, cioè circa 500 euro in goleador, e quando diventiamo adulti, fare contento il nostro bambino interiore, perché oramai
noi abbiamo più di 35 anni, non siamo più il futuro, non gliene frega niente a nessuno di quello che ci interessa, quindi noi possiamo prendere e investire in fumetti, set di Lego così grossi che ci devi pagare l'IMU sopra e nel mio caso make-up. Io investo in make-up e in fumetti perché non sono come le altre. Make-up. E il make-up non è... Oh sì, grazie. Lo capite che il target commerciale non possono essere i bambini perché fanno le palette di make-up della Sirenetta e non sono neanche per le ragazzine, perché la palette Shimmer Ombretti Sogno in fondo al mare costa 25 euro. Io non so le vostre madri, ma mia madre non avrebbe mai speso 50.000 soldi del vecchio conio per la palette della Sirenetta. Ma io sì. Io non ho un bambino interiore, io ho una bambina interiore, una teenager interiore, una ventenne interiore e tutte e quattro concordiamo che quel blush anticiclone delle Azzorre rosa ci serve. Ci siamo sentite? Io adoro, adoro andare a provare i trucchi. Voi fate colazione da Tiffany, io faccio colazione da Sephora. Se io non vado da Sephora per una settimana, le commesse iniziano a telefonare agli ospedali. Se io non vado da Sephora per un mese, Brigitte Macron mi telefona. Perché il PIL della Francia ha perso 2 punti. Giorgia, ma cosa sta succedendo? Non sarai mica andata da Douglas? Ho questa responsabilità sulle spalle, quindi spendo. Dovrebbe esistere uno speciale reddito di cittadinanza per le ragazze appassionate di make-up? Vedo che fate sì, è giusto, perché noi spendiamo un sacco e anche se abbiamo stipendi più bassi riusciamo a fare degli investimenti veramente impegnativi perché siamo più brave dei maschi con i soldi. Come lo so? Perché mail tipo sposa bellissimo giovane ragazza russo non le hanno inventate per noi. Noi non ci cascheremmo mai. Zero possibilità. Io avrò speso migliaia di euro per raggiungere il perfetto make-up look senza make-up. Perché qui arriva la truffa. Tu puoi avere le abilità pittoriche di Caravaggio, ma deve comunque sembrare che a te il make-up non interessa. Tu devi sembrare una di quelle ragazze che se vedono una boccetta di fondotinta si mette negli occhi. Perché le ragazze cool non si truccano. Le ragazze cool hanno la frangetta liscia che non si sporca mai, hanno i mocassini, la borsa di tela e loro vanno lì ad albergare su Pinterest e a fare colazione sui tetti francesi. Loro sono le ragazze cool che vanno al cinema a vedere un film degli anni 60 restaurato. E io non sono così, io vado a vedere Fast and Furious, capite? Un film in cui vedi in 10 anni tutta l'evoluzione delle armi, è praticamente la nostra Iliade. Un film in cui i dialoghi sono il risultato di quando tu chiedi ChatGPT, mi scrivi delle conversazioni tenute da Gabriel Garco? Questo vado a vedere. Io mi appassiono a un film in cui cattivo è il terrore più grande per un uomo etero, cioè Jason Momoa che va su Pinterest. Ma le ragazze cool invece no, loro non si truccano. Loro la mattina ti dicono, no, io non uso creme, io mi butto in faccia un po' di acqua Ferrarelle, mentre gli uccellini mi vestono e sto a posto così. Le ragazze con la pelle perfetta che non si truccano sono come le persone che prendono il caffè senza zucchero. Ne parlano come se fosse un merito. No, ma io assolutamente, io non mi trucco. Oh, ma subito cavaliere del lavoro allora. Ma ci vuole una bella targa vicino a questo specchio. Eccola qui, un'insegna staccata di acqua e sapone. Ma complimentoni, no, ma io non potrei mai truccarmi. Io al massimo un po' di rossetto e del mascara. Perché loro i trucchi ce li hanno al solo scopo di dirti che sono vecchi. Non li uso mai. Io ho soltanto questo mascara, l'ho comprato mia nonna nel 1938. Puh.
ce lo passiamo di madre in figlia. Quello non è un mascara, è una bomba batteriologica. Per favore, buttalo prima di riportare il vaiolo su questa terra. No, io assolutamente non saprei. Tu usi i pennelli per truccarti? Ah, io non saprei mai usare i pennelli. Hai imparato a fare gli Iron Maiden con gli ukulele. Non ci credo mai che non sai usare un pennello. Lo fai solo per giudicarmi. E questo è il tipo di pressione che noi donne bianche privilegiamo dopo il «Oh no, il mio amico omosessuale ha invitato al Gay Pride un'altra ragazza». Questi sono il nostro genere di problemi che affrontiamo. Noi passiamo la nostra vita dalla giovinezza all'età adulta, cioè da quando ti fai i pesci tropicali sugli occhi a quando fai il no makeup makeup, a inseguire un modello di donna che sta in un grafico immaginario, in un punto lontano in cui si incrociano Margot Robbie, Kate Middleton e Liliana Segre. Tu puoi vederlo, ma non sai davvero dov'è, non ci puoi arrivare. E tu stai cercando quella perfetta estetica che ti renderà intellettuale, ma non secchiona, interessante, ma non intimidente. Questo è il brief. Quindi ogni mattina noi ci svegliamo e dobbiamo scegliere che personaggio essere. Tu vai per tentativi. Ogni mattina peschi un avatar, tipo videogioco. Lei è Giorgia, vuole iscriversi a cinema e cambiare la sua vita vivendo della sua passione per l'uncinetto. Lei è Giorgia, va al Festival della Mente ma vorrebbe trasferirsi sulle Dolomiti a campare del proprio blog sul trekking. Lei è Giorgia, compila PowerPoint e la sera urla nel cuscino prima di dormire. E tu ti porti dietro sto personaggio tutto il giorno. Esiste un solo momento della giornata in cui è scaduto il personaggio vecchio, ma non hai ancora scelto il personaggio nuovo, e quel momento è l'una del mattino, quando sei a letto sotto al piumone, hai appena mandato a tuo marito o al tuo ragazzo circa 1600 TikTok che deve vedere, che ti aspetti, che apprezzi, e hai aperto Amazon. E inizia questo treno di pensieri. Che palle, domani mattina devo andare a lavorare, però non dovrei sentirmi triste, dovrei sentirmi grata di avere un lavoro. Forse dovrei lavorare di più sulla mia gratitudine. Che cosa posso fare? Oh, un giornale della gratitudine. Un gratitude journal. Aggiungi al carrello. È in inglese, non importa. Queste pagine parleranno direttamente al mio cuore. E che cosa ci posso mettere sopra? Ci devo scrivere con qualcosa che valga la pena, perché questo quaderno risolverà tutti i miei problemi. Non posso scriverci con una delle normali penne di plastica che ho. No, devo diventare più sostenibile. Butterò tutte le mie 87 penne di plastica e comprerò una penna ricaricabile di Muji per scrivere, e la mia vita cambierà. Aggiungi al carrello. E la mattina, mentre scrivo sul mio gratitude journal, che cosa posso fare per scacciare le vibrazioni negative? Il palo santo, ma certo, aggiungi al carrello. Aprirò le finestre, gennaio, non importa, e brucerò le vibrazioni negative mentre faccio cosa? Yoga. Aggiungi al carrello, tappetino per lo yoga. Ho mai fatto yoga? No, ma questi vecchietti coreani nelle foto lo fanno, non sarà così difficile, no? Flash forward. Sono le 9:30 del mattino, stai telefonando in ufficio per dire che non andrai perché il palo santo ha bruciato le tende. Non hai potuto impedirlo perché mentre facevi yoga ti sei procurata una lesione al diaframma. Il gratitude journal ha solo una pagina scritta perché hai perso la penna e hai speso 1600 euro. Questa è la nostra vita di donne adulte è essere come Balto. Non è giovane e non è vecchio. E essa sa solo quello che non è, realizzata. Grazie. Io non sono proprio un gaffer, cioè di solito, almeno che io ricordi, non ho fatto mai grandi gaff, però ho avuto una defiance
una volta, che quindi così considero un po' una gaffa in un certo senso, cioè mi sono sentito male sul palco, ho avuto, non lo so cos'era, mi è uscito il sangue dal naso, una roba cruenta, il pubblico rideva, però cioè io mi stavo sentendo male, mi sentivo tutto formicolio, anche perché poi se io vedo sangue mi sento male il quadruplo, e il pubblico però trovava la cosa molto divertente, e fortunatamente sono poi saliti dei colleghi in mio soccorso. Al pubblico è dispiaciuto, avrebbero voluto continuare a vedermi sanguinare sul palco. Purtroppo non sono morto in scena come Molière, e quindi la considero una doppia defiance. È la volta di Saverio Raimondo. Buonasera. Grazie. Non mi spoglierò, è inutile che facciate così, non mi spoglierò. Buonasera a tutti voi. È magnifico ovviamente partecipare a uno spettacolo di stand-up comedy, non vorrei rovinare la serata a nessuno, ma io sto avendo una svolta nella mia vita, sto diventando un artista impegnato, e quindi io... Chi ha riso? Lei è una stronza. Io sono venuto stasera per dare voce a quella che io credo sia la battaglia, la vera battaglia, la vera sfida della nostra generazione. Datemi retta. L'1% della popolazione mondiale. L'1% della popolazione mondiale è più ricco di tutto il restante 99%. L'1% della popolazione mondiale è più ricco di tutto il restante 99% della popolazione mondiale. È una disuguaglianza mostruosa, probabilmente la più grande disuguaglianza nella storia dell'umanità. E però è giusto. Però è giusto che sia così. È giusto. Come no? Scusatemi. Se noi, tutti noi, messi insieme, uniti, se tutti noi ci uniamo, siamo più del 50%, siamo più del 60%, più del 70%, più dell'80%, più del 90%, siamo il 99%. Cioè tutti, se tutti insieme, uniti, non riusciamo ad essere più ricchi di un miserabile 1%. Ma non sarà che siamo stronzi noi. Ammettiamolo, guardiamoci allo specchio e ammettiamolo, gli stronzi siamo noi. I ricchi sono ricchi perché sono migliori di noi. I ricchi sono persone migliori di noi. Ah, senti qua l'invidia sociale come rode il culo, eh? I ricchi sono migliori di noi. Ah, come, Saverio? Sei dalla parte dei ricchi? Certo che sono dalla parte dei ricchi. Ovvio che sono dalla parte dei ricchi. Io non sono un fascista come voi. Io sarò sempre dalla parte delle minoranze. E i ricchi oggi sono la minoranza più minoranza che esista al mondo, altro che i neri o gli omosessuali. Sapete quanti sono i ricchi oggi nel mondo? I ricchi veri, quelli che se a un certo punto gli facciamo pagare le tasse, anche dopo che le hanno pagate, comunque continua a essere ricchi. Sapete quanti sono? 1275 persone, finiti. I rom sono più dei ricchi. I transessuali sono più dei ricchi. I transessuali rom sono più dei ricchi. E non solo i ricchi sono pochi, ma sono anche sempre di meno, perché se voi andate a vedere la classifica Forbes delle persone più ricche al mondo, di anno in anno quella classifica è sempre più sottile, sempre più sottile, sempre più sottile, sempre più sottile. Sapete questo cosa significa? Che i ricchi si stanno estinguendo. E allora noi li dobbiamo salvare. Dobbiamo dichiarare i ricchi specie protetta. Come abbiamo salvato i panda, ora dobbiamo salvare i ricchi. Dobbiamo creare un parco nazionale, un'area protetta
per i ricchi con un habitat favorevole alla ricchezza, quindi no tax zone sicuramente. Poi ovviamente cosa mangiano i ricchi? Champagne, caviale, aragoste, poi che ci vorranno delle jacuzzi, la Lamborghini, sia elettrica che le macchine, no? E prendiamo tutti i ricchi del mondo, no? Queste 1275 persone, le mettiamo tutte lì all'interno di quest'area protetta. Una volta che i ricchi sono lì al sicuro, i ricchi dovranno fare solo e soltanto una cosa: scopare tantissimo per riprodursi, perché noi abbiamo bisogno che i ricchi si riproducano come un tempo i contadini. 12, 16, 18 figli a ricco, le donne ricche hanno il prolasso dell'utero che se lo trascinano dietro. Per quanti figli devono sganciare le donne ricche, perché noi abbiamo bisogno di braccia che striscino le carte di credito, perché noi abbiamo bisogno dei ricchi, altrimenti chi ce lo paga lo stipendio a noi? I poveri? Basta aiutare i bambini poveri, basta! Sono anni che aiutiamo i poveri e cosa abbiamo ottenuto? Che a forza di aiutarli siamo diventati poveri anche noi! Noi poveri abbiamo rotto il cazzo! Noi poveri abbiamo rotto il cazzo! Siamo la maggioranza, il 99% della popolazione mondiale! Abbiamo conquistato il mondo! Cosa vogliamo di più? I soldi. E li ricordate i soldi? Quanti ricordi? Che si metteva il portafoglio pure in tasca. Vi ricordate? A Milano poi. E poi i soldi, se vi ricordate, erano i due tipi. C'erano quelli di carta e quelli di metallo, le monete, che con i soldi ci si compravano le cose. Vi ricordate? Che poi i soldi, se ne davi di più, avevi diritto al resto, che erano sempre soldi, ma di meno. Che poi i soldi te li davano se facevi quella cosa. Oddio, come si chiamava? Era famosa, eh? Lavoro, ecco, sì, bravo, lavoro! Come hai fatto a ricordartelo? Lavoro! Tu lavoravi e loro in cambio ti davano i soldi. Vi ricordate? Che forte che era, no? Che a dirlo oggi sembra una cosa, invece all'epoca tutti bravi. Scusate che quando parlo di soldi io divento nostalgico. E sarà l'età, ho 39 anni. E faccio parte di quella generazione che vivrà peggio delle precedenti pur campando di più, oltre il danno alla beffa. Non avrò mai un lavoro sicuro né uno stipendio fisso e non vedrò mai una pensione. Se permettete, mi piange un po' il culo. Quando vai ai colloqui di lavoro, anzi adesso non ci vai neanche più, ti rifanno direttamente su Zoom, in mutande. Quando fai i colloqui di lavoro, la prima cosa che ti dicono subito è: non ci stanno i soldi. Cioè, che è come andare all'Oktoberfest e scoprire che è finita la birra. Cioè, che cazzo io sono venuto a fare, scusate. I contratti di lavoro prevedono più ore di lavoro, ma meno retribuite. Ti offrono stage non pagati, praticantati a pagamento tuo, oppure ti chiedono prestazioni in amicizia. Ma visto che siamo amici, almeno prestami un po' di soldi, no? Che cazzo di fine hanno fatto i soldi? Cos'è, sono finiti? Sono biodegradabili, sono spariti. Nessuno ne ha più, ci avete fatto caso? Voi piuttosto, come avete fatto a trovare i soldi per essere qui? 15 là, 18 qui, come cazzo avete fatto? Fate i bocchini, come avete fatto? Come abbiamo fatto a ridurci così, a fare i bocchini in centro a Milano, anche lei, come ha fatto? Ecco la bocca, lo so. Il mio non era un discorso tecnico, era un discorso di dignità. Come avete fatto a ridurvi così? Questo era un paese ricco, fino a 30 anni fa in Italia c'erano talmente tanti soldi che, per dire, gli italiani con le monete, no? Ma le tiravano addosso ai politici. Adesso invece, ma chi se lo può più permettere? Ma soprattutto chi c'ha più le monete? Gli unici spicci che ci sono rimasti, eccoli qui, sono questi. I bronzini, i ramini. Sta merda di monetine!
Con questi non ti ci compri niente. Se li provi a mettere insieme non arrivi mai a un euro. Se noi facciamo un esperimento stasera, non so per quale legge di macroeconomia, noi facciamo un esperimento, mettiamo insieme tutti i ramini, i bronzini che noi abbiamo stasera nelle tasche, arriviamo al massimo a 99 centesimi. Questi cosi sono impossibilitati a raggiungere un euro. Con questi cosi non ti ci compri niente. Se li tiri addosso alla persona neanche li fai male. T'ho fatto male? No, non gli ho fatto un cazzo. Quelle monetine non servono a un cazzo. Quelle monetine non servono a un cazzo. Eppure potete stare certi che adesso quell'accattone si chiederà a terra a raccoglierle. Accattone, che sei lì con le pezze al culo stai. Accattone, accattone. Scusami. No, ti chiedo scusa, davvero, è stato un orribile gesto. Ti chiedo scusa, davvero scusami. Per due ragioni. La prima è se poi me li puoi ridare, perché a forza di fare questo pezzo io ho buttato 2000 euro così, in bronzini e ramini. E poi perché a parte tutto è stato davvero un brutto gesto. Mi dispiace che purtroppo quando parlo di soldi io mi infervor, perché io ci sono cresciuto con il mito del denaro. Io ci credevo. Solo adesso ho capito quanto sia sciocco e irrazionale credere nel Dio denaro. Nel senso che il denaro, proprio come Dio, è diventato invisibile. Quando lo vedi è un miracolo. Si idolatrano sue rappresentazioni tipo la carta di credito, il codice IBAN, nella fede che vi siano soldi al di là. Ma la verità è che il denaro non esiste. Il mio personal banker mi dice di continuare ad avere fede, che se risparmio, investo in buone azioni e pago l'8 per 1000 di interesse, io sarò salvato e andrò in un paradiso fiscale il giorno del crack universale. Ma io non ci credo più. Non vado neanche più in banca. Ho smesso di andarci dopo lo scandalo dei cassieri pedofili. Perché è d'accordo incularsi i nostri soldi, però anche i ragazzini, dai! Il denaro non esiste. Il denaro è una superstizione, una leggenda. Il denaro ce lo siamo inventato noi, uomini, per esorcizzare la paura dei debiti. Perché i debiti sono l'ineluttabile destino di ogni essere umano. Nei debiti eravamo e nei debiti ritorneremo. E l'unico modo per estinguere questi debiti è estinguerci noi. La BCE, la Banca Centrale Europea, la BCE, ha detto che la crisi è finita, l'inflazione è sotto controllo, è la vita che è una merda. Il dollaro è debole, l'euro è debole. E anch'io non mi sento tanto bene.